Volevo introdurre l'argomento, io poi la collega diciamo, entrerà nello specifico. Volevo prima introdurre l'argomento per sottolineare un aspetto fondamentale, cioè l'importanza delle materie prime in senso generale, perché molte volte viene dimenticato. Abbiamo parlato di produzione di energia. La produzione di energia, come avete sentito, può avvenire attraverso diciamo, i combustibili fossili, ma i combustibili fossili sono il carbone e gli idrocarburi liquidi o gassosi, che siano. Questi idrocarburi non è che apriamo i rubinetti e li troviamo diciamo, in maniera, come si dice, immediata. Questi idrocarburi noi li dobbiamo, o il carbone anche, li dobbiamo ricercare, ma ricercare senza la sicurezza di trovarli. Cioè, li cerchiamo per trovarli, poi li troviamo senza avere la certezza di poterli estrarre, poi li estraiamo e non abbiamo la certezza se si è economicamente valido estrarli. Quindi dobbiamo avere tutte queste condizioni affinché diciamo, possa estrarre l'idrocarburo per utilizzarlo per la produzione di energia. Analogamente per la produzione di energia da fonte nucleare, la base è sempre una risorsa mineraria, cioè è sempre l'uranio. Anche per questo noi dobbiamo cercarlo, trovarlo ed estrarlo. Sembrano cose, queste sono diciamo, abbastanza importanti perché l'elasticità delle attività estrattive è molto diversa rispetto all'elasticità dei sistemi economici o industriali. Si parlava di macchine elettriche, per esempio, di telefonini, macchine elettriche. L'evoluzione dei telefonini o delle macchine elettriche prevede un'evoluzione delle batterie. Le batterie, voi leggete sul vostro telefonino al cadmio, al litio, sono sostanze, sono risorse minerarie. Quindi bisogna cercarle, trovarle ed estrarre. E non è così semplice, cioè mentre l'innovazione tecnologica corre a 100 all'ora, l'attività estrattiva corre a 10 all'ora, perché deve seguire tutti questi processi. La ricerca, che impegna molte risorse, senza la certezza del ritrovamento. Questo è un fattore fondamentale, cioè la ricerca non dà certezza di ritrovamento, cioè io cerco un minerale, cerco l'idrocarburo, ma posso pure avere un esito negativo, cioè non lo trovo. La stessa cosa una volta che l'ho trovato, può darsi che non ho sistemi tecnologici per concentrare quella risorsa mineraria per poterla utilizzare. Quindi diciamo sono investimenti che sono all'inizio delle attività senza avere certezza di un ritorno economico. E quindi logicamente le dimensioni di impresa a livello mondiale, oggi come oggi, è possibile solo ad un certo livello di impresa, cioè un livello di impresa che possa permettere queste attività, cioè attività di ricerca anche negative, in modo che quelle positive possano poi remunerare anche quelle negative. E quindi alla base di tutto, innovazione tecnologica, produzione di energia, eccetera, eccetera, in fin dei conti ci stanno le materie prime, le risorse minerarie. Analogamente per la geotermia, come diceva il presidente, la geotermia, la risorsa in questo caso è il calore. Quindi noi abbiamo il calore a bassa, media o alta entalpia, per l'alta entalpia c'è produzione di energia elettrica, ricordava le pompe di calore per l'utilizzo diciamo un pochino della bassa entalpia, ma anche qui, soprattutto per l'alta entalpia, mentre bassa e media entalpia è diciamo, ritrovabile un pochino dappertutto nel sottosuolo, per l'alta entalpia la dobbiamo cercare, trovarla, logicamente, e poi avere la possibilità di sfruttarla. Cioè, basti pensare che ne so, un grosso bacino geotermico in Italia è la Campania, per motivi diciamo vulcanici, e però non si è mai sviluppata un'attività di sfruttamento della risorsa geotermica, perché non è possibile, perlomeno non è stato possibile negli anni passati, in un contesto antropizzato particolare come quello della Campania, mentre invece all'Ardarello è stato possibile. Può darsi che con l'innovazione tecnologica, anche in campagna, con la possibilità di fare delle centrali, diciamo, pronta consegna, cioè piazzale pozzo, allacciamento alla rete elettrica, possa svilupparsi questo settore dell'alta entalpia anche in campagna.
Allora, salve, sono la dottoressa Mastrella, sono una geologa che lavora nella direzione per l'energia e nel Dipartimento per le risorse minerali ed energetiche. Sono sicuramente di parte, come dice il presidente, perché insomma, ovviamente, insomma, mi interessa di scienze della terra, in particolare di idrocarburi, insomma, da diversi anni. Però cercherò di darvi una visuale un po' così generica di ciò che fa la mia direzione, riprendendo anche degli spunti che sono già stati presi dai relatori che mi hanno preceduto. Le diamo 5 minuti, dottoressa. Va bene, 5 minuti, ce la facciamo? Sì. Cinque minuti. Allora, innanzitutto, vabbè, allora a questo punto salto e andiamo, vi prego cortesemente, eventualmente, insomma, se ne avete la possibilità, altrimenti lo vedrete poi sul sito del Museo dell'Energia, di appuntarvi il sito della nostra direzione. Questo credo che ricada poi, fra l'altro, in quello che è stato detto anche dai relatori, e cioè è un sito in cui si trovano una miriade di informazioni relative al mondo dell'energia, al settore soprattutto energetico minerario. Credo che questo sia assolutamente importante per la vostra coscienza, per la vostra conoscenza del settore e soprattutto perché siete estremamente fortunati ad avere uno strumento come il web. Io ricordo che quando insomma, facevo le superiori più di 25 anni fa, c'era semplicemente la mia insegnante di geografia astronomica, come ce l'avete anche voi, insomma i vostri insegnanti, che mi riportavano a queste materie. In realtà c'è tutto un mondo, il nostro sito è pieno di informazioni che riguardano la produzione di idrocarburi, le riserve, le royalties e quant'altro, è pieno anche di cartografie usando il GIS, e anche di altre informazioni, insomma c'è anche uno spazio per il cittadino, ci sono dei momenti divulgativi, quindi vi invito cortesemente, proprio per quello che dicevamo prima, a visitarlo, vedrete che insomma riuscirete mano a mano negli anni insomma a formarvi questa coscienza. Un esempio che vi dicevo insomma dei contenuti sono quanto di più c'è sulle istanze di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione relativa agli idrocarburi, alle concessioni di stoccaggio naturali, alle migliaia di pozzi nel territorio italiano e ai pozzi geotermici, alle istanze di permesso geotermico che come vedete non sono pochissime per un territorio come il nostro in cui le risorse geotermiche non sono comunque sparse in maniera così dinamica come lo sono quelle degli idrocarburi. Insomma la maggior parte delle attività geotermiche si svolgono nel centro Italia, insomma in Toscana, nell'Alto Lazio, nell'area di Tardelello e Latera come ricordava prima il Presidente. Comunque ci sono 948 pozzi geotermici che non sono sicuramente pochi per un territorio come il nostro. Questo è un esempio delle mappe che potrete trovare sul nostro sito e che vi fanno vedere, insomma questa è relativa alla situazione dei titoli vigenti minerari e che vi mostrano come il nostro territorio non sia, anche nel senso degli idrocarburi, completamente pieno di istanze di ricerca e di coltivazione. Insomma in particolare ci sono alcune zone, come vedete, completamente scoperte, ma ovviamente per motivi geologici, che sono il nord-est e una parte dell'Italia centrale, soprattutto la Sardegna. L'attività della mia direzione ovviamente va nel verso di quella che è anche l'obiettivo più generale del governo, che ha definito diversi anni fa, insomma almeno 3 anni fa, una strategia energetica nazionale che in questo momento ovviamente è in fase di rielaborazione, insomma di rimodulazione, diciamo così, come sa bene il professor Cumo, per quello che è successo in Giappone recentemente. Ciò che si prefigge sono comunque ovviamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Nel nostro settore, riprendendo anche alcuni spunti che sono stati fatti precedentemente, c'è ovviamente un interesse alla crescita della geotermia in quanto diversificazione ovviamente dell'energia e anche un occhio particolare ovviamente all'aumento della sicurezza di approvvigionamento, però anche sottolineato con maggiore quota di produzione nazionale, proprio per il tema della sicurezza dell'approvvigionamento, insomma. Vi ricordo, ma ve l'hanno già ricordato gli altri, che l'Italia dipende quasi totalmente dall'estero per la produzione per il gas e per l'olio, per cui riusciamo ad avere soltanto il 10% del fabbisogno nazionale in gas e il 6% in olio, e in generale abbiamo un'alta dipendenza dalle importazioni di idrocarburi molto più alta rispetto alla media europea. Noi arriviamo all'85%, la media europea è del 40%. Questi sono dei numeri, ma insomma è un volo pindarico. Le produzioni di gas e di olio del 2010
vedono, come potete vedere anche dal grafico, una leggera ripresa nel settore gas rispetto al 2009. L'andamento è in calo perché ovviamente c'è un progressivo esaurimento dei vecchi giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Non disperiamo, perché nell'inizio di quest'anno c'è stato uno sviluppo di un campo importante nell'Alto Adriatico, che è il campo di Anna Maria. Per inciso, tutti i pozzi che si trovano in mare hanno un nome proprio di persona. Per l'olio abbiamo un più 13% di produzione rispetto al 2009, e l'82%, lo vedremo proprio più tardi, brevissimamente, lo ritroviamo in terraferma, in modo particolare nella regione Basilicata e in Sicilia. Le riserve alla fine dell'anno scorso, come potete vedere, soprattutto quelle di olio, sono concentrate, come dicevo prima, nel sud Italia, per il 65,9%. Non dimentichiamo anche una cosa di cui si occupa, tra l'altro, in modo eccelso l'ingegner Vioto: il gettito delle royalties che provengono dalle royalties appunto applicate alle compagnie petrolifere, che nel 2010 sono state di circa 200 milioni di euro, che le compagnie petrolifere hanno versato allo Stato, per una quota minore rispetto a quella delle regioni e ancora minore rispetto ai comuni. Mi soffermo un istante su il petrolio della regione Basilicata e i giacimenti della Val d'Agri e dell'Eni, che sono operati da due importanti operatori, che sono per la Val d'Agri l'Eni e per Tempa Rossa la Total. E la Val d'Agri e l'Eni costituiscono il nostro giant italiano, insomma, diciamo che è il più grande giacimento petrolifero dell'Europa continentale, e ci permette di avere l'80% della produzione nazionale di greggio concentrata in questa regione, e copre il 6% del fabbisogno nazionale di olio. Dal 2015 partiranno le produzioni di Tempa Rossa nella concessione di Gorgoglione, e l'incremento sarà del 40% della produzione petrolifera nazionale. Pensiamo di arrivare a circa il 10% del bilancio energetico nazionale. Un cenno, come diceva il nostro Presidente, alla geotermia. Chi sta da questa parte conosce bene la legge sviluppo del 99, che ha dato disposizioni anche in materia di energia e ha aperto all'uso diretto delle pompe di calore, e ha chiesto anche una revisione della legge sulle risorse geotermiche, che sono state appunto riviste nella legge del 2010, la 22 del 2010, in cui si introduce un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, proprio nell'ottica anche della strategia energetica nazionale, insomma, che prevede appunto della concorrenza sul mercato, e semplifica i procedimenti normativi per l'utilizzo di queste risorse. Quindi ciò che praticamente si fa dal 2009 è favorire l'utilizzo delle risorse rinnovabili, in questo caso le risorse geotermiche. Si sta tentando anche un inventario, perché il territorio italiano e le istituzioni italiane e tutti coloro che partecipano al mondo dell'energia non conoscono bene quali sono le potenziali del nostro paese. Si sta tentando un inventario dei dati sull'attività di ricerca e coltivazione. Un altro contributo del sottosuolo, e quindi dell'attività mineraria, è lo stoccaggio di gas naturale, che è stato citato in precedenza. Esistono vari tipi di stoccaggio. Quello che nell'immaginazione più comune, insomma, più vicino a noi cittadini, è lo stoccaggio strategico, che è finalizzato a sopperire a delle situazioni di mancanza di gas, quando per esempio ci sono dei problemi o di approvvigionamento o di crisi del sistema gas, e eventualmente anche quando ci sono problemi per inverni rigidi. L'immagazzinamento avviene in giacimenti, l'attività è già iniziata nei primi anni 60 in Emilia Romagna, e prevede che durante l'estate appunto vengono immagazzinate delle grandi quantità di gas, che poi vengono rilasciate durante l'inverno o durante i periodi di crisi di gas. È un'attività molto importante, che segue una divisione della nostra direzione. E ancora un contributo del sottosuolo, e sto per finire, una risposta e un contributo all'effetto serra lo diamo sempre nell'ambito delle nostre attività con il CCS, quindi lo stoccaggio geologico e la cattura di anidride carbonica. Ci stiamo adeguando velocissimamente ad una normativa comunitaria. Entro giugno 2011 probabilmente riusciremo ad avere un decreto legge completo con il recepimento della direttiva. E lo stoccaggio geologico, bene o male, insomma, come quello del gas naturale, prevede che vengano stoccate nei giacimenti profondi, che ormai sono stati esauriti di gas, vengono stoccate delle grandi quantità di CO2, che provengono dalla cattura di emissioni, insomma, da centrali elettriche che vanno ad altri combustibili fossili. Le stime preliminari, ma è quello che ci si prefigge ovviamente, è la riduzione del 20% delle emissioni di gas entro il 2020, quindi con il contributo della CCS.